Ben ritrovati, benvenuti all'appuntamento con il nostro giornale. Dunque, all'orizzonte si profila un'altra emergenza dei rifiuti. Tutto questo a causa di un guasto che non è stato ancora risolto nell'impianto CDR di Battipaglia, dove in pratica finisce la spazzatura che non è possibile differenziare. In coda decine e decine di automezzi provenienti dalle città che appunto inviano in questo impianto i rifiuti. E da poco è stato possibile iniziare a scaricare a singhiozzo, ma molta spazzatura non è stata possibile raccogliere, rimane lungo le strade della città. Esausti i lavoratori, costretti a restare in fila per 6-7 ore sotto il sole, con le temperature elevatissime di questi giorni e con gli automezzi carichi di spazzatura, dunque condizioni pericolose per la salute degli stessi operatori ed anche per chi risiede nelle zone vicine all'impianto. Per quanto riguarda invece il cantiere di Pagani, è critica anche qui la situazione, dove si registra il 30% di personale in meno tra ferie, malattie e patologie croniche. Anche in questo caso il sindaco ha nei giorni scorsi lamentato di avere le mani legate rispetto ad un braccio di ferro con i vertici del consorzio, in una vertenza ancora lontana dal potersi concludere. E a proposito di rifiuti, andiamo a Sarno, dove sono stati gli intensificati i controlli per beccare chi sversa rifiuti, ma oltre di più li incendia, come sta succedendo in alcune zone vicino al fiume Sarno, nonostante fosse una zona protetta perché rientra nel parco appunto del bacino idrografico del Sarno. Vediamo. È partita da alcuni giorni l'attività di monitoraggio ambientale del territorio comunale di Sarno, un'azione di sensibilizzazione ma anche di contrasto al fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti a cui troppo spesso segue il loro sistematico incendio. Un'azione che, oltre ad arrecare danni al territorio e alla salute dei cittadini, vanifica l'impegno dell'amministrazione comunale. Proprio per questo motivo gli agenti della Polizia Municipale e personale del Nucleo di Ispettori Ambientali hanno avviato una capillare azione di controllo e prevenzione di queste attività illecite e che ha permesso in pochi giorni di poter risalire a numerosi responsabili degli abbandoni ed incendi dei rifiuti lasciati lungo le strade e purtroppo anche lungo gli argini del fiume Sarno, che nonostante sia area parco è sempre più spesso oggetto di abbandono di rifiuti di ogni sorta, malgrado esista il servizio di recupero della SARIM, la società che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti a Sarno. Si è anche attivato un servizio di informazione degli agricoltori, grazie alla collaborazione con gli ispettori ambientali, per rimarcare la necessità di una corretta gestione dei rifiuti provenienti dal settore agricolo. I responsabili degli abbandoni e sversamento dei rifiuti saranno segnalati all'autorità giudiziaria. Intanto gli incendi continuano a Corbara, ha preso fuoco il versante opposto a quello che nei giorni scorsi ha destato non poche preoccupazioni. Le fiamme visibili dalla strada del Valico di Chiunzi, che unisce Tramonti e la costiera ai paesi dell'Agro Nocerino Sarnese, sono state immediatamente segnalate agli uomini del servizio boschivo della Regione Campania, che già nella tarda mattinata hanno attivato l'intervento di un mezzo aereo. Ad offrire supporto all'elicottero del servizio regionale sono stati volontari della Protezione Civile, che hanno predisposto un punto di raccolta di acqua per evitare che l'elicottero facesse la spola con lo specchio di mare più vicino. Anche i comuni di Sant'Antonio Abate, Lettere e Angri sono stati interessati dai roghi. I Canadair e gli elicotteri sono ancora al lavoro per poter spegnere gli ultimi ettari in fiamme. Scusate. Ci spostiamo in un'altra area interessata dai rifiuti, parliamo del Vesuvio. A Ercolano i carabinieri, insieme a personale della Polizia Municipale, hanno scoperto e denunciato due pregiudicati di San Giovanni a Teduccio e uno di Portici,
che nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio avevano appena abbandonato 10 sacchi contenenti guaine impermeabilizzanti classificabili nei rifiuti speciali. Le avevano portati fin lì con un camion, poi sottoposto a sequestro. I rifiuti sono stati recuperati da una ditta specializzata e autorizzata che li smaltirà a norma di legge. E sempre per quanto riguarda i roghi e quindi la cosiddetta terra del fuoco, questa mattina c'è stata una mattinata caldissima in Consiglio regionale per la protesta degli esponenti del Movimento 5 Stelle, con tanto di bagarre in aula e conseguente sospensione dei lavori. La miccia è stata la loro richiesta di discutere della mozione sulla terra dei fuochi alla luce della loro iniziativa che li vede piazzati in tenda da giorni davanti alla sede del Consiglio nel centro direzionale di Napoli. È la terza estate di fuoco e De Luca non fa niente, ha gridato Maria Muscarrà. Vogliamo che il Consiglio si assuma la responsabilità di dire che la terra dei fuochi è la priorità. Sono 19 i punti all'ordine del giorno della seduta di oggi, ma nessuno è utile ai cittadini campani, men meno che la proposta con cui si proroga l'attività estrattiva delle cave, ha detto Valeria Ciarambino. E su questa vicenda c'è da registrare un intervento dell'Azione Cattolica Regionale, che ora non si deve più parlare di emergenza, ma di un attacco criminale alla nostra madre terra. Vediamo. Parlare di emergenza in Campania sta iniziando a rasentare l'offesa, perché è in corso, e non da oggi purtroppo, un vero e proprio attacco criminale alla nostra madre terra. Lo afferma in una nota appello alle istituzioni nazionali, regionali, provinciali e comunali l'Azione Cattolica della Campania, esprimendo dolore e sconcerto per gli incendi che stanno devastando il territorio. La delegazione campana di Associazione Cattolica ricorda che da settimane cittadini e associazioni denunciano alle autorità competenti l'impennata di roghi di rifiuti urbani e speciali, chiedendo di prendere provvedimenti. Voci inascoltate, si legge nella nota, ignorate, minimizzate, a volte anche ridicolizzate nel dibattito pubblico. Non si parli di emergenza dunque, prosegue l'Azione Cattolica, nemmeno per quanto riguarda il Vesuvio, da sempre obiettivo e scena di incendi. Nel corso di tanti anni è lecito attendersi che funzionino tutte le misure preventive annunciate. Vogliamo dire apertamente, prosegue l'associazione, ciò che le istituzioni dicono solo a bassa voce: è in corso, e non da oggi purtroppo, un vero e proprio attacco criminale alla nostra madre terra. Siamo sotto assedio di poteri criminali, grandi interessi economici e piccoli egoismi privati, violenza e speculazione. Chi vive nelle città, nei paesi, chi, come l'Azione Cattolica, è radicata sul territorio, sa che la tenaglia della malavita organizzata è ancora forte ed è in grado di danneggiare la natura, le buone intenzioni, la volontà e il futuro di un popolo. Ma è vero anche che le istituzioni possono fare molto di più di quanto hanno mostrato di saper fare in questa estate. Questa mattina Davide Sansone, l'uomo che a Nocera Inferiore giovedì scorso ha accoltellato a morte l'infermiere Maurizio Fortino, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari che ora deve decidere sulla conferma del fermo. Disposta anche l'autopsia sul corpo della vittima, l'esame autoptico che dovrà determinare e descrivere le modalità del gesto, appunto, del presunto assassino, come ha colpito e perché ha portato alla morte dell'uomo. L'esame dunque dovrebbe essere effettuato mercoledì mattina, mentre giovedì, ad una settimana di distanza dal fatto di sangue, si dovrebbero celebrare i funerali. Ancora cronaca, questa mattina la polizia ha reso noto di aver arrestato una banda specializzata nello spaccio di hashish e cocaina. Vediamo.
Un'organizzazione criminale specializzata nello spaccio di sostanze stupefacenti è stata smantellata dalla Polizia di Stato nel Salernitano. Gli agenti della squadra mobile della Questura hanno eseguito all'alba 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere con l'accusa di spaccio di hashish e cocaina nei territori di Eboli e Campagna. L'operazione coordinata dalla Procura di Salerno ha preso il via lo scorso anno, nel corso del quale sono stati effettuati diversi sequestri di droga. Gli 8 destinatari della misura cautelare, tutti di Eboli, già noti alle forze dell'ordine, devono ora rispondere del reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la Procura di Salerno. Quando riuni i referti in ospedale noi guardiamo con attenzione, perché anche e soprattutto per i fenomeni anche delle violenze in ambito domestico, molte volte i certificati medici celano delle verità nascoste, quindi bisogna veramente fare un'introspezione, una valutazione per capire poi come stanno le cose. Ovviamente il soggetto che era andato in ospedale, ovviamente per il suo spessore delinquenziale è stato attenzionato quindi dall'esame introspettivo di questo referto si è arrivati poi a questa apertura di un'indagine molto più ampia e quindi successivamente all'emissione dei provvedimenti che hanno visto questa mattina all'epilogo di questa attività certosina dalla squadra mobile. Ancora cronaca, tenta di suicidarsi due volte perché la sua ex voleva lasciarle. Successo a Bellizzi, l'uomo prima ha tentato di lanciarsi dal balcone, non c'è riuscito perché la donna lo ha fermato, poi si è diretto verso la stazione ferroviaria con la stessa intenzione, sedendosi sui binari. Lo hanno bloccato i carabinieri allertati dalla compagna dell'uomo. Il traffico ferroviario è stato rallentato per poco più di 15 minuti nel tratto tra Battipaglia e Ponte Cagnano Faiano. C'è stata una tragedia in mare perché un sub è morto ieri nelle acque tra Vietri sul Mare e Cetara. L'uomo, pensionato salernitano di 67 anni, si era immerso per fare pesca subacquea quando si è sentito male. Ma i dettagli di questa vicenda, insieme ad altri due incidenti che si sono verificati ieri in mare, ce li raccontano gli uomini della Capitaneria di Porto di Salerno, con cui ci colleghiamo. Quella che si è appena conclusa è stata infatti una settimana molto impegnativa. In particolare nel corso del weekend ci sono stati numerosi interventi che hanno visto purtroppo, come ti accennava, anche il decesso di un bagnante. Intorno alle 10.30 di domenica è pervenuta infatti la segnalazione di una persona in difficoltà nelle acque antistanti la spiaggia delle Cannucce di Cetara, che immediatamente ha fatto scattare i soccorsi. Sulla spiaggia, che è accessibile soltanto via mare, è intervenuta infatti la nostra motovedetta adibita al soccorso, che insieme al personale del 118 ha tentato di rianimare il malcapitato per circa un'ora, ma purtroppo senza successo. Nel pomeriggio invece sono state 7 le persone salvate nei pressi del porto Masuccio Salernitano dopo che la loro imbarcazione è affondata per cause che sono ancora in corso di accertamento. E infine poi nella serata, nella rada di Positano, un altro marittimo è stato soccorso in seguito ad una caduta a bordo di uno yacht ormeggiato, in seguito alla quale ha riportato profonde ferite ed è stato anche in questo caso affidato alle cure del 118. Infine sono stati numerosi gli interventi su tutto il litorale al fine di garantire il rispetto dei limiti e dei divieti imposti all'ordinanza balneare, considerata soprattutto la crescente affluenza turistica di questo periodo e di queste belle giornate che ci hanno accompagnato. E sono stati elevati inoltre circa 20 verbali amministrativi per un ammontare di oltre 30.000 euro. Senta tenente, un'ultima battuta, visto che ci sono 3 gravi incidenti, il primo è il malore, però comunque un'imbarcazione affondata e un altro incidente. E ci troviamo di fronte a imperizia o casualità? Guardi, le dico la verità, alle volte spesso è proprio l'imperizia e l'imprudenza di persone che sono poco esperte e poco avvezze al mare a causare questi sinistri. Non è invece il caso dell'incidente avvenuto a bordo dello yacht di Positano, dove comunque
il sinistro ha visto coinvolta una persona di notevole esperienza che risultava imbarcata da diversi anni. Bene, io la ringrazio. Ci vuole ricordare come poter contattare la Capitaneria di Porto in caso di difficoltà? Certo, per qualsiasi evenienza potete contattare il nostro numero blu 1530, che è un numero gratuito e disponibile e presidiato 24 ore su 24 dal personale della nostra sala operativa. E parliamo ancora di ambiente, perché l'amministrazione comunale di Sarno ha dato il via libera, investendo anche 40.000 euro, affinché il CNR possa monitorare la qualità dell'aria nella zona di Foce, dove c'è un impianto di biogas. Effettueranno questi controlli gli uomini dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima di Bologna per uno studio conoscitivo sulla presenza di sostanze inquinanti in atmosfera con l'impiego di strumenti di alta tecnologia. Mentre invece a Pagani è polemica tra l'amministrazione comunale e il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia in merito alla prossima conferenza stampa di Palazzo San Carlo, attraverso la quale il sindaco presenterà alla città le persone che per conto di area riscossioni gireranno tra le abitazioni dei residenti morosi per trovare un accordo sulla metodica di pagamento delle imposte non pagate. Secondo appunto la consigliera comunale Raffaellina Stoia, nonostante il contratto con area riscossioni sia scaduto il 30 ottobre del 2015, si legge nella nota, il comune di Pagani si inventa di tutto pur di continuare a garantire la permanenza in città di questa società che tra l'altro è stata esclusa dalla nuova gara di appalto. Mentre invece a Nocera Superiore dal 1 agosto via libera alla carta d'identità elettronica. Il costo della nuova carta d'identità elettronica è come una carta di credito, sarà di 23 euro per la procedura più l'IVA e diritti fissi di segreteria. Il nuovo documento ha le dimensioni di una tessera bancomat e serve, spiega il sindaco Giovanni Maria Cuofano, anche per ridurre i tempi burocratici ogni qualvolta si debba fare richiesta di un documento o di un attestato. Ogni tessera infatti sarà provvista di codici o oltre che di impronte digitali, per cui potrà essere utilizzata anche in via telematica. Insieme alla digitalizzazione anagrafica sarà possibile dichiarare la propria volontà sulla donazione degli organi chiedendone la registrazione nel sistema informativo dei trapianti. E allora parliamo di scuola, anche se siamo in piena estate, perché tiriamo le somme di un bilancio per il progetto Scuola Viva che ha coinvolto l'Istituto Professionale Marco Pittoni. L'iniziativa, giunta al termine, ha visto il coinvolgimento degli studenti in numerose attività extracurriculari rese possibile grazie al sostegno della Regione Campania. Vediamo. Giunge al termine all'Istituto Professionale Marco Pittoni di Pagani il progetto Scuola Viva, programma finanziato mediante risorse del Fondo Sociale Europeo, con cui la Regione Campania ha realizzato una serie di interventi volti a potenziare l'offerta formativa del sistema scolastico regionale, con l'obiettivo di innalzare il livello della qualità della scuola campana e rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini. E l'Istituto Pittoni si è aperto al territorio per offrire iniziative culturali, sociali, artistiche e sportive. Vediamo la conclusione del progetto Scuola Viva, che ha visto impegnato l'Istituto, allievi, docenti e tutto il personale in attività didattiche che si sono protratte anche nel pomeriggio. La scuola si è aperta al territorio e ha utilizzato anche strutture esterne come palestre e altri ambienti di apprendimento affinché gli allievi potessero fruire di queste attività anche in un periodo e in un momento non curriculare, quando in genere sono fuori casa e quando non sanno cosa fare. La scuola li ha accolti, ha finalizzato le attività con obiettivi formativi coerenti e
con il loro percorso educativo, in modo tale da far sì che si siano poste le basi o si siano migliorate tutte quelle competenze che faranno di loro dei buoni cittadini e dei buoni uomini nella società nostra di questi tempi. È stata presentata questa mattina a San Valentino Torio la sesta edizione di Pizza Festival, la manifestazione che andrà in scena dal 26 al 30 luglio. Vediamo. È una delle manifestazioni più attese dell'estate a San Valentino Torio e dall'Agro Nocerino Sarnese, la sesta edizione del Pizza Festival promosso dall'Accademia della Pizza con il patrocinio del Comune, promette di coinvolgere tutti i visitatori non solo dal punto di vista gastronomico. A farla da padrona dal 26 al 30 luglio sarà anche il divertimento, con cabaret, musica, karaoke ed un parco giochi per i più piccoli. Gli artisti della pizza pronti a stupire quindi e non mancheranno le sorprese. Saranno serate dedicate al cabaret, saranno serate dedicate alla musica e poi c'è il buon cibo, voglio dire, si può mangiare un po' di tutto, quindi è tanto divertimento per i bambini, cioè abbiamo una ruota panoramica, delle giostrine per i bambini, quindi tutti si possono divertire e tutti devono venire in queste giornate così calde, voglio dire, è inutile restare a casa. Noi ogni anno che organizziamo questo evento cerchiamo di fare sempre qualcosa in più, di mettere sempre qualche novità in più, di dare un segno all'anno che stiamo proprio facendo questo evento, cioè, quindi noi quest'anno abbiamo dato il massimo e abbiamo aggiunto qualche novità che invito tutti di venire a vedere al Pizza Festival. È sentita questa cosa, è attesa, anche incontrando altri cittadini dell'agro, quindi siamo alla sesta edizione, la terza che facciamo noi come amministrazione e sento che questa manifestazione sta crescendo di anno in anno, sia in termini di partecipazione che in termini di qualità degli eventi, di qualità dei servizi che vengono offerti e quindi siamo soddisfatti, invitiamo tutti a stare a San Valentino in questi giorni. Si comincia da mercoledì fino a domenica, anche perché di sera c'è bisogno un po' di refrigerio e quindi vi aspettiamo nell'area della Villa Comunale per il sesto Pizza Festival. E mi fa piacere che la città venga pure visitata in questi giorni, tante presenze dall'esterno e io lo dico sempre, se venite a San Valentino perché è una città sicura, tranquilla, serena, pulita e quindi in un ambiente che noi cerchiamo di proteggere sempre in generale, a maggior ragione quando ci sono queste grandi iniziative che portano tantissimi visitatori. Iniziamo alla grande con Francesco Albanese di Made in Sud, quindi poi c'è tutto da scoprire. Panchine, giochi per rendere più confortevole un angolo della città per mamme e bambini. E a Sarno in prima linea l'associazione Terra Vecchia per la riqualificazione dell'area vicino al fiume. Vediamo. Un angolo bello di Sarno, un angolo creato da un signore sarnese che ha fatto tanti sacrifici. Adesso è collaborato finalmente da un'associazione della città, Terra Vecchia, che sta creando, a parte questi portafiori, ma delle banchine che sono simpatiche con un costo molto economico, sì. Cioè, di che cosa lo fai? Cioè, questa è della paglia, che sono balle di paglia che costano pochissime, sono rivestite in plastica. C'è un ragazzo dell'associazione che lavora proprio in queste cuciture di plastica e di altro. E quindi la base di lei sono a basso costo. Definiamo un'arte povera. Arte povera, visto che siamo in un clima povero, in uno stato che sperando poi di essere poi ricchi. E allora queste iniziative di giovani che emergono e si presentano con dati di fatto sul territorio
è qualcosa di positivo, ma non di poco. E in questo caso, se noi ce ne possiamo uscire in questa nazione con il volontariato, il segnale mio e di questi giovani è dare l'input del volontariato. Il volontariato vuol dire fare per sé e fare per altri, fare con poco e fare di più. I ragazzi che condividono, i ragazzi di Terra Vecchia che condividono la mia stessa idea, sono venuti in supporto. L'acqua cristallina che fa da prima donna c'è, ci possiamo aggiungere quel poco che proprio attraverso... Aggiungiamo le trote. E aggiungiamo le trote con la volontà e la grazia di amici, di chi è disponibile. Lei si sta divertendo? Sì, 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 molto, molto. Sta dando una mano? Lo faccio con tutto il cuore. Però voi qualche volta dovete dire la mattina presto, per vedere cosa lasciano i nostri giovani. Vabbè, è normale, lasciamo a spavento, per... a spavento, per esempio là c'è... vengono a pulire poi dopo? Sì, 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 sì. È innecessario. Lei intanto si diverte a pitturare e a trascorrere un po' di tempo. Io sono venuto 6 anni fa ed era abbandonato, poi dopo ho sentito Daniello che lo aveva sistemato, gli ho fatto i complimenti perché è veramente una testimonianza dove l'impegno... di un cittadino può fare molto di più. La cosa significativa è proprio il senso civico di tutte queste azioni che poi devono far riflettere anche il cittadino. Restiamo a Sarno per dirvi che questa mattina al municipio c'è stato un incontro, una riunione per affrontare il problema del potenziamento della rete elettrica nell'area industriale di via Milone. Una notizia invece che arriva da Nocera Inferiore, dove c'è stato un gesto vandalico, dove è stato danneggiato l'interruttore elettrico per... poter aprire la sala cinesca del comitato di quartiere di via Loria. Vedo questo gesto incivile, scrive il consigliere comunale Umberto Iannotti, una ripicca fatta da qualcuno che non condivide questo nostro progetto. Non sarà questo gesto ad interrompere il nostro impegno. Bene, ora noi ci fermiamo per qualche minuto, abbiamo la pubblicità, poi il calcio a dopo.